oggi parliamo del mestiere del professionista delle risorse umane, articolandolo in 7 step. Reclutamento. Le aziende si vanno sempre più frequentemente a presentare nei luoghi di formazione, facendo marketing del loro brand e delle sue potenzialità per attrarre le migliori risorse. Selezione. La selezione delle candidature spesso prevede l'applicazione di test o assessment di gruppo e individuali. È fondamentale la conoscenza dell'azienda, della sua cultura e della sua configurazione organizzativa, in quali ruoli le persone dovranno lavorare e con quali possibili sviluppi di carriera. L'inserimento. L'inserimento ha il senso di un'alfabetizzazione delle persone alla conoscenza dell'azienda e delle sue regole. Con l'inserimento viene formalizzata la posizione organizzativa, la definizione di meccanismi formalizzati di rapporto fra l'individuo e la struttura e gli eventuali tutor che accompagneranno tale fase. La gestione della remunerazione. Le persone vanno retribuite. Il primo riferimento è dato dall'inquadramento contrattuale. Le persone poi sono inserite nei processi di valutazione che hanno ricadute retributive. La valutazione del peso organizzativo delle posizioni, la valutazione del livello di prestazione o del livello di raggiungimento degli obiettivi. Lo sviluppo individuale. Nelle organizzazioni le persone crescono anche in termini di carriera e di aumento di responsabilità. Propedeutica in questa fase è la valutazione del potenziale, una tecnica specialistica che parte dalle caratteristiche individuali delle persone e le confronta con i profili richiesti dal business aziendale. C'è poi la fase di pianificazione della mobilità. Propedeutica a questa fase è la definizione delle tavole di rimpiazzo, che rappresenta le mappe di sostituzione delle persone all'interno dell'organizzazione, con i candidati a ricoprire i ruoli più alti e i passaggi da realizzare per arrivare a ricoprire tali ruoli. Passiamo poi alla gestione dei senior. Le modifiche del sistema pensionistico e le tendenze demografiche fanno sì che la popolazione aziendale tenda ad invecchiare. Vanno identificati i senior ad alta occupabilità per motivarli e garantire il trasferimento delle loro competenze nell'organizzazione, non bloccando le carriere dei più giovani. Il mestiere del professionista della direzione delle risorse umane richiede quindi competenze multidisciplinari e richiede anche una capacità di visione d'insieme. Bisogna anche saper parlare con le persone. Abbiamo provato ad approfondire alcune tematiche relative alla direzione del personale nel libro I sistemi di valutazione del personale, scritto da Paolo Iacci e da me. Nel libro, oltre ad alcune riflessioni teoriche, sono riportate le nostre principali esperienze su questi temi.